Bentornati. Grazie, grazie. Bentornati alle Invasioni Barbariche. Noi, lo sapete, siamo in diretta, siamo a Milano, abbiamo moltissimi ospiti questa sera. Il primo è Giuseppe Civati, Beppe Civati, che è stato protagonista in qualche modo, un protagonista letterario di questa settimana. Era molto indeciso se votare la fiducia al governo Renzi, alla fine l'ha fatto malvolentieri, non aveva detto no alla staffetta con Letta Renzi, ha dovuto votare. Parleremo di questo, perché ha dovuto votare anche se non ci credeva con lui, parleremo di molto altro, perché sapete quello che è successo questa settimana nel Movimento 5 Stelle. Poche ore fa Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, ha detto: Civati vuole fare una nuova maggioranza di centrosinistra con i nostri espulsi, auguri, sono persone inaffidabili. Una di queste che lui ha citato come persone inaffidabili è la senatrice De Pina, in collegamento con noi da Treviso. Abbiamo molti altri ospiti, da Naomi a Fabio De Luigi. Arrivano, come sapete, in questi momenti anche notizie inquietanti dall'ex Unione Sovietica. Cercheremo di parlare anche di quello in qualche modo, ma direi che iniziamo col nostro primo ospite, Pippo Civati. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. È la prima volta che abbiamo in studio Pippo Civati. L'abbiamo avuta in collegamento l'anno scorso, c'era Vittorio Feltri, forse si ricorderà, che come disse no, un anno fa: io vedrei bene Renzi primo ministro e Civati segretario del PD. Se lo ricorda? Me lo ricordo, una delle due cose ha funzionato, una settimana complicata. Una settimana difficile. Molto, è stata? Sì. Sì, perché in realtà quella fiducia era una fiducia per me difficile, nel senso che io mi auguravo che Renzi volesse portare la nostra generazione al governo con le elezioni, l'aveva sempre detto anche lui, c'era l'aspettativa che lui vincesse una battaglia elettorale con la destra, che non scendesse al livello delle larghe intese che già ci avevano impaludato lo scorso anno, per cui insomma perché è stata una delusione. Perché ha votato la fiducia allora? Per rimanere nel Partito Democratico, perché non votare la fiducia al governo presieduto dal proprio segretario significava andarsene. Quindi anche nel PD, come nel Movimento 5 Stelle, non si può. No, ma l'avremmo fatto senza. Se no sarebbe stato espulso. No, senza una vicenda giudiziaria, me ne sarei andato io per rispetto, come dire, anche della pratica parlamentare. Lei si può immaginare, c'è una maggioranza, chi si chiama fuori? Io già l'anno scorso avevo dato prova di eresia non votando la fiducia al governo Letta, che però era un governo non politico. Invece questa volta abbiamo deciso di governare con Alfano per 4 anni, un governo politico presieduto e interpretato da tutti i segretari di partito della coalizione strana che abbiamo messo in piedi, addirittura con Verdini e Berlusconi come interlocutori sulle riforme. Capisce che il carico era molto pesante e molti elettori del Partito Democratico sono rimasti sconcertati o delusi, insomma, come me, e quindi abbiamo convocato una grande assemblea a Bologna, abbiamo fatto una bella consultazione anche sulla rete, abbiamo provato a raccontare la difficoltà del momento. Lei sarebbe stato contento se la sua maggioranza le avesse detto no, non dare no, la fiducia? No, tra l'altro, siccome sono perfidi, si sono divisi esattamente a metà, la maggioranza 51%. A favore. Sì, 50%, addirittura erano decimali. Per dire che insomma era davvero un sentimento di divisione, anche all'interno della propria coscienza, stare in un progetto politico come il Partito Democratico, credere che la sinistra debba andare al governo, non ridursi a una piccola nicchia, quindi questo era a favore della fiducia, e poi però si guarda questo spettacolo. Devo dire la verità, oggi i sottosegretari non aiutano moltissimo, insomma non sono testimoni di quella discontinuità che ci si aspettava da Renzi e da tutti noi. A chi non le piace? C'è Ivan Scalfarotto, ci sono suoi colleghi. In verità sono moltissimi quelli che c'erano già. Ci sono moltissimi ministri che erano sottosegretari del governo Letta. Io non ne ho mai fatto un caso personale, però devo registrare
con dispiacere che alla fine lo schema, le persone sono più o meno le stesse. Allora, se non riuscivamo a fare niente prima, se non avevamo la carica e il consenso degli elettori dalla nostra parte, perché era già un'alleanza molto particolare, perché ora dovrebbe essere tutto così facile? Perché ora dovrebbero esserci tutti i miliardi per fare le cose che stiamo dicendo? Capisci che andiamo con ordine, seria. Perché io prima annunciandola ho detto un personaggio quasi letterario questa settimana. Perché? Perché la sua storia, a parte che viene da molto più lontano, da prima che lei iniziasse incontrasse Matteo Renzi, però negli ultimi anni è stata una storia che ha preso luce all'inizio insieme a Matteo Renzi, e tutto questo non ce lo dimentichiamo. Quindi la vostra vicenda di due persone che volevano cambiare il PD, la famosa rattomazione che c'è stata, è una vicenda che però non c'è stata? Sì, c'è stata, però se il risultato è quello di avere le stesse larghe intese di prima, andare fino al 2018 senza consentire a lei e a tutti gli altri di votare, capisce che è una rottamazione un po' strana. Però voi volevate cambiare la classe dirigente, ad esempio, del lei, PD, guardi, e l'avete governo. Fatto. Avete un governo di ministri giovani, metà donne, tutto e questo non le appartiene? Sono cambiati davvero i rapporti di forza. Lo sa che i gruppi parlamentari sono quelli eletti con Bersani. Decidere di aggiungere tempo a questa legislatura, secondo me, dal punto di vista rivoluzionario, è un po' debole come argomento. Beh, e quindi i ministri sono figurine? No, affatto. Ma io le ripeto, io non ne faccio una questione personale, ma se lei ha un'idea della politica, lei è di sinistra o di destra, e se si mette insieme con uno che è esattamente speculare, che la pensa esattamente all'opposto rispetto a lei, farà un compromesso al ribasso. Abbiamo già visto che di unioni civili si parla solo di unioni, di civile c'è pochissimo, perché si tratta di ritoccare qualcosa e non di estendere i diritti magari alle coppie omosessuali, come io penso si debba fare. Di ius soli si parla solo dicendo ma per i bambini che comunque sono stati un po' in Italia, hanno fatto le scuole, non gli si quindi dà. Quindi lei ha l'impressione, capisce, che si stia facendo cito un degli passo indietro? Ma sull'economia è ancora più ingombrante il problema, perché c'è un'idea di destra e c'è un'idea di sinistra. L'idea di Alfano con le mie hanno poco a che vedere, e quindi rischiamo di passare il tempo tra di noi a limarle e a non trovare la soluzione che invece gli italiani si aspettano. Si poteva tenere Letta senza trucidarlo, poverino, che l'hanno trattato malissimo. È stata un po' una congiura di palazzo, dalla sera alla mattina aveva pronta la cartellina impegno 2014, il giorno dopo l'abbiamo sfiduciato, con il voto di tutto il PD tranne della mia piccola componente. Si poteva tenere lui, fare la legge elettorale e poi andare a votare. Così scelgono i però governi. Però non l'hanno ascoltata. I governi, guardi, l'unico paese nel mondo è l'Italia, nel mondo occidentale, civile, come ci, no, lo diciamo con presunzione, ma è l'unico paese nel quale sono i politici a scegliere gli elettori e non gli elettori a scegliere i politici. Noi scegliamo gli elettori degli altri. E questa cosa non va bene. Senta, in questi giorni si è parlato molto di un nuovo centrosinistra, è stata una sua provocazione, però che è stata talmente tanto velocemente raccolta. Perché abbiamo un senso di colpa, capisci? No, ma da far pensare che forse ci sono davvero gli elementi per una nuova maggioranza di centrosinistra. Addirittura è uscito un simbolo del nuovo centrosinistra. Io lo chiamo logo Alfano, perché è come quello del nuovo centrodestra, solo che c'è un pallino rosso e la S lì, invece. È molto bruttino. No, è bruttissimo, ma perché è una parodia, una parafrasi, diciamo, di quello del centrodestra. Quindi spiegare, non è una cosa seria. No, però lei si metta nei miei panni, già una settimana difficile. Io poi sono stato eletto con Sel, col PD, Sel, c'era Tabacci, i marxisti per Tabacci erano la corrente più forte del centrosinistra. Alla fine è un anno che governiamo, prima con Berlusconi, poi è uscito di scena Berlusconi, poi è rientrato dalla finestra, e la finestra era quella della sede del PD, perché sappiamo che è andato lì a scrivere le riforme. C'è Verdini che dichiara anche a nome mio, no? Perché dice no, questo emendamento non va bene, se no salta l'accordo. Io sono un po' in difficoltà, per cui è chiaro che cerco. Aspetti, andiamo con ordine. Il nuovo centrosinistra lo vuole fare o non lo vuole fare? Il nuovo centrosinistra c'è già. I grillini mi stanno accusando, quelli che duri e puri, che dicono cose tremende soprattutto sui fuoriusciti, li chiamano parassiti, insomma un linguaggio veramente volgare e brutto. Dicono che io invito mi dispiace dire a proposito, ma lo devo fare, perché siamo in collegamento con la senatrice Paola De Pin. Mi perdoni, senatrice, se mi collego con lei sul a proposito di Civati, e cioè cos'è che ha detto che li hanno definiti? Parassiti, mi perdoni per il collegamento, però è vero che due ore fa il vicepresidente della Camera Luigi
Di Maio ha detto: Civati pensa a una nuova maggioranza con i dissidenti del Movimento 5 Stelle? Sarebbe una maggioranza fondata su persone del tutto inaffidabili, sia dal punto di vista del mandato elettorale che per le motivazioni. Ha fatto il suo nome, senatrice De Pin. Ha detto persone che diventarono paladini della giustizia del Movimento 5 Stelle, ma alla fine stanno a prendersi lo stipendio alla faccia degli italiani. A questo punto devo darle la parola. Sì, buonasera a tutti. Non ho, mi spiace per Di Maio, ma non lo seguo, quindi può dire di tutto e di più. E, io ho la mia idea e me la porto avanti, insomma. No, ci ricordi perché devo dire? Lei se n'è andata dal Movimento 5 Stelle a giugno? Me sono andata a giugno dopo una serie di fatti che ormai penso tutta l'Italia conosce. C'è stato dal 15 marzo, quando ci siamo insediati, fino al 21 giugno che me ne sono andata. Ci sono state tutta una serie di fatti che mi hanno fatto arrivare a questa conclusione, che per me non era la soluzione di tutto quello che avevamo proposto e creduto all'inizio. Beh, aspetti, però, senatrice, sì, anche noi abbiamo un ritorno un po' difficile, però una serie di fatti, ce li concretizzi. Purtroppo dobbiamo andare per semplificazioni. Quali sono? Lo strapotere di Grillo e Casaleggio, non lo so. Ci dica perché lei se n'è andata dal Movimento 5 Stelle. Ma insomma, io ci sono stata dentro e ho visto con i miei occhi, ho preso le mie considerazioni, ho valutato il tutto. Non è che mi sono svegliata il 21 giugno e ho detto basta, me ne vado. Io ho osservato, ho partecipato alle riunioni che ci ricordiamo tutti, Fiume, dalla mattina alla sera, chiusi dentro in decima commissione. E ogni giorno rimanevo sempre più allibita, cioè di politica non c'era niente, c'era solo da seguire degli ordini, dico io. Senatrice, in questi giorni lei come sta vivendo queste nuove espulsioni, le dimissioni, come un'opportunità di creare un nuovo gruppo o con il dispiacere di veder vivere a dei suoi colleghi, ex colleghi, quello che lei ha vissuto poco tempo fa? Ma io ho vissuto un periodo terribile, dal 21 giugno in poi sono stata addirittura mesi, mi sono chiusa a riccio perché sono stata massacrata e dir poco, insomma, è un trattamento da gulag e più. E quindi adesso conferma, da una parte sono contenta perché insomma ho avuto lungimiranza e avevo già capito l'anno scorso com'era la situazione, e dall'altra c'è un rinnovarsi la sofferenza, perché chi passa sotto queste graticole sono terrificanti, insomma, per personali e per la famiglia e per tutti quelli che ti stanno attorno. Pensiamo insomma a uno che vive, crea e lavora per un'idea e poi si vede tutto sgretolato, distrutto solo perché accenna a dire il suo pensiero. Lo trovo veramente assurdo. Lei ci andrebbe nel nuovo centro-sinistra di Civati se lo facesse? Come parlo sbaglio, allora io dico solo vediamo però, i punti. Non ci sono espulsioni esatto. In vista. Ascolti, no, mi rendo conto bisogna che... Bisogna trovare dei punti d'accordo, perché noi siamo stati eletti. Siamo stati eletti per far qualcosa o per distruggere? Io parto da questa situazione. La ringrazio e rimanga collegata con noi. Civati, le parole della De Pin, cosa le fanno pensare? Beh, intanto che è tutto un po' inquietante, sincero, lo dico con leggerezza, però insomma c'è da preoccuparsi. Se qualcuno dice parassiti, qualcuno dice infiltrati, qualcun altro sospetta chi organizzi delle cene
come se fossero cene di Arcore, tra l'altro, la raccontano così, delle cene con i grillini, ma io non ceno con i grillini, io parlo con perché i parlamentari. Perché no? Non si può cenare con i grillini. No, a parte che non ci sarebbe nulla di male, però la polemica è sempre quella, Civati organizza delle strane cene, giuro che al massimo un aperitivo, poi si vanno a Anna tutti. E poi, capisce, è tutta una... Lei diceva... È un genere letterario, un personaggio letterario. Mi sembra molto letteraria tutta questa storia. In realtà c'è un problema politico. C'è una parte consistente del Movimento 5 Stelle, come di tutti gli altri partiti, che vorrebbero partecipare alla discussione politica alla pari. Vorrebbero portare le loro proposte, allearsi con altri per vederle approvate. Vorrebbero, si ricorda quando c'era Bersani che provava a fare il governo del cambiamento, che vorrebbero entrare e non tanto votare le fiducie, ma magari votare i singoli provvedimenti insieme agli altri gruppi. Invece c'è su troppe cose, quelle politiche, quelle più importanti, un atteggiamento da parte del Movimento 5 Stelle di rifiuto di del concetto stesso di alleanza, non si può parlare con, non si deve immaginare che... Ma così non si riesce a far politica. Lei è sempre passato come quello del PD che meglio conosceva il Movimento 5 Stelle. Quello che è successo in questi giorni, lei lo sentiva venire? Sì, io ho sempre detto, io sono stato molto curioso del Movimento 5 Stelle anche in tempi non sospetti, quando ne parlavano in pochi, e ho sempre apprezzato alcune tematiche, la questione non solo sulla casta, per esempio le politiche ambientali, che peraltro hanno segnato una bella giornata, perché il nostro Parlamento ha finalmente votato un inasprimento per i reati ambientali, quindi c'è la possibilità di collaborare, però quando si arriva alla politica si smette di farlo. Cosa mi preoccupa del Movimento 5 Stelle? Questa idea un po' verticistica, diciamoci la verità, se uno non è d'accordo deve soffrire, anche nel PD, anche negli altri partiti succede, però ci sono degli strumenti per dibatterne. Mi sembra che lei stia soffrendo parecchio. Io sto soffrendo parecchio, però si quindi può andare, non è poi così diversa, si può discutere nel ma PD. Ma certo, e poi ci si basa non su come Civati si comporta, che cosa dice, le sue cene, gli infiltrati, ma ci si basa sulle cose che Civati però lei ha eventualmente detto che, dice. Paradossalmente, che aver nominato ministro la Lanzetta civatiana non è stato, cioè è stato uno sfregio. Perché ha detto uno sfregio? No, lo sfregio l'ha detto il giornalista, non è stata una cosa molto galante. Perché? Perché magari ci si parla. Quindi allora è lei che chiede i vecchi metodi, mettiamoci d'accordo. No, i vecchi metodi sono stati utilizzati. Cencelli è felicissimo, diciamo, di averli visti realizzati un'altra volta. E io fortunatamente non ho avuto sorprese tra i sottosegretari, non ne ho nessuno. Ma quindi ci si parla o non ci si parla? No, il problema è che ci si parla. Quando si fa un governo ci si chiede anche se questo o quella Renzi persona... Renzi non le ha chiesto niente. No, Renzi non mi ha parlato, ma il problema è che scoprire... Tutti i telegiornali che dicevano c'è un civatiano, quindi Civati si è venduto perché ha messo lì una persona, che tutti pensavano che ce ne fossimo detti delle cose, no? Niente, capisce che è un po' sorprendente, uno ci rimane pure male. Se è corretto, io ho detto... Quindi a lei dispiace che Lanzetta sia diventata no, ministro? No, va benissimo, farà benissimo sentiti? Il ministro, l'ho incontrata in transatlantico martedì, il giorno della fiducia, le faccio gli in bocca al lupo come li faccio a tutti, però insomma... Lei l'aveva messa addirittura nel suo Pantheon, io, Lanzetta, nel confronto... Sì, per la sua lotta... All'Andrangheta per il suo impegno civile, ma figuriamoci se io non sono contento di vedere degli amici, Marianna Madia che fa il ministro, sono persone che io conosco da tanti anni. Allora torniamo ai numeri, ci sarebbero i numeri per una nuova maggioranza di centrosinistra e quindi per un nuovo governo senza il centrodestra? Per ora no, nel senso che il PD ha deciso di non farla, perché il PD ha votato proprio di tenere la stessa maggioranza, quindi ha chiuso le porte. Lei la vorrebbe? Io penso che potrebbe essere quantomeno un esperimento interessante su alcune cose. Le faccio un esempio. Settimana prossima arriva l'indagine conoscitiva, i risultati dell'indagine conoscitiva sugli F-35. Il PD è stato molto timido lo scorso anno, ha chiesto tempo perché sappiamo che quella maggioranza li vorrebbe gli F-35. Quella maggioranza che penso io invece, quell'altra no. Allora io dico, sugli F-35 come si voterà? C'è la possibilità di fare vedere delle energie che non sono rappresentate? Sella. Il Movimento 5 Stelle nel suo complesso, una parte consistente del PD che non è contentissima allora, di questo assetto. Oggi pomeriggio c'è stato un incontro che qualcuno ha visto come una prova di nuova maggioranza, tra lei, il sindaco di Milano Pisapia, SEL, e il sindaco Pizzarotti, Movimento 5 Stelle. Noi c'eravamo, abbiamo girato molto velocemente, tra le persone che erano venute ad ascoltarvi, e così le faccio sentire un parere rispetto a questo nuovo possibile centrosinistra. Ascoltiamo. Che strano trio è Pizzarotti, Civati, Pisapia? Strano fino a un certo punto, penso che comunque delle idee in comune ce le abbiano,
e sia una cosa positiva che oggi sono qua a dialogare. Per dirla con una battuta, io mi sento parte di una minoranza e sono contenta anche di essere una minoranza, vorrei sentire delle parole anche di minoranza ma buone, eventualmente di sinistra anche se possibile. Nuovo centrosinistra con questi protagonisti, tu lo vedi, lo voteresti? Sì, io lo voterei perché Renzi non mi soddisfa per niente. Noi centrosinistra mi sembrano parole grosse, ormai in Italia usare la parola sinistra è diventato quasi una bestemmia, quindi... Civati le la convince? Civati mi convinceva, ma ora attualmente è schiavo, secondo me, è troppo sbarazzino, guardi, secondo me ci vuole più consistenza teorica e anche comportamentale. La mia idea però è un centrosinistra in cui... sia il PD che anche SEL che anche i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle siano inclusi, cioè qualcosa che si faccia tutti insieme e non un nuovo partitino che stia lì a guardare da fuori tutto quello che accade. Il dialogo si può sempre stare con SEL e il PD, Civatiano? No, nel senso che, cioè, se non sui, come dire, sui punti, ma era, non c'è un dialogo di nessun tipo, non c'è nessuna strumentalizzazione politica. Nuovo centrosinistra no? No, beh, magari lo fanno loro e sono contenti. Sente, l'ultima cosa, l'amaro in bocca le è un po' passato della espulsione per dei senatori? Passano, l'importante secondo me è, come dire, spiegare i propri concetti in modo che forse rimane di più se non si, come dire, se non si spiegano. Quindi. Però lei ci è rimasto un po' male. Ma il tema è i modi, io sono rimasto sul punto sui modi, poi è difficile da lontano capire le cose, già altre volte il punto non è i motivi, ma le modalità. Prove generali di nuovo centrosinistra? No, lo escludo perché la mia lontananza dalle modalità di fare politica del Movimento 5 Stelle è conosciuta da tutti. Rispetto alle loro modalità, io ho altre modalità. Io non uso il metodo dell'espulsione per chi ha visioni diverse dalle mie. Civati spera che il PD abbia una nuova maggioranza. Se si unisse SEL con i civatiani, anche col Movimento 5 Stelle, sarebbe possibile. Ma io sulle speranze di Civati non posso esprimermi, le speranze sono molto personali, bisogna vedere cosa uno fa e non cosa uno dice. Beh, naturalmente era... No, personali una... però un corno, perché no, adesso io capisco tutto e qui no, mi dicono che non sono teoricamente approfondito, allora approfondiamo. Sì. Io con chi sono stato eletto? Con Alfano? Io sono stato eletto con SEL. Quelle persone che si sono manifestate chiedono di collaborare, al di là delle polemiche, chiedono di collaborare con il mondo del centrosinistra. Io ho solo fotografato questa situazione. Allora, non è un'alleanza, un cartello elettorale, il simbolo serve per ragionare. Però le dico, ci potrebbe essere un gruppo al Senato equivalente a quello del nuovo centrodestra. A noi non ci interessa? Noi siamo talmente poco di sinistra da non voler guardare lì? A me perché sembra sorprendente. Pensa che era la presentazione del libro di Pizzarotti, il libro di Marta Serafini, su Pizzarotti, il sindaco di Parma, interveniva Pisapia e c'era anche lei. Perché loro sono così prudenti, secondo lei? Ma perché forse dobbiamo usare anche un po' di creatività, provare anche a... una volta si diceva sparigliare, cioè ci sono temi sui quali possiamo convergere, facciamolo subito però perché le persone non aspettano più. Cioè lei si immagina 2018... Cioè, però vede, cioè, Civati, dice, Berlusconi diventa centenario, però e saremo ancora alleati cose con loro. E prende gli applausi perché sono cose che molti vogliono sentirsi dire, però poi quando c'è da votare la fiducia lei la vota, è questo che le stanno un po' criticando in questi ma io giorni. Immagino di sì, però ho cercato di spiegare perché penso che la mia funzione sia quella anche rispetto agli elettori, alle persone che hanno partecipato alle primarie, io le ho fatte solo 2 mesi fa, sarebbe stato un po' irrispettoso verso di loro dire vabbè, siccome ecco, non fate, senta, quello che volete, parliamone che io, di queste, ne di queste usciamo. Primarie, perché tutto sommato, dopo che lei... Ma lei ci credeva davvero che poteva vincere? Ma sì, è solo che lei mi ha invitato dopo e quindi non ho avuto... Scherzo, però le invasioni sono fondamentali. No, in realtà è stata... Io non ero in onda, si ricorda. È stata, era una battuta ovviamente, è stata una bellissima campagna. Sinceramente pensavo che andasse meglio, anche se 400.000 voti sono uno sproposito. Tenga conto che c'era Renzi, che è fortissimo, e c'era Cooper, l'ho sostenuto dal cosiddetto apparato, in realtà da tantissimi parlamentari, amministratori, quindi è stato quasi sorprendente arrivare... Che in fondo ha preso solo il 4% più di lei, Cooper, sì, con tutto e tra l'altro l'apparato. In larga parte del paese è arrivato addirittura terzo, per cui è stata una bellissima sconfitta,
che fa pensare però, perché quei 400.000 voti adesso sono un po' divisi come io non volevo, sono io. Intanto salutare la senatrice De Pin, che ringrazio moltissimo di essere intervenuta. Grazie. Buonasera senatrice. E grazie, poi mandare grazie a voi, buonasera. Una piccola Civati Story che inizia alla Leopolda 4 anni fa, si ricorda quel momento, era lei accanto a Matteo Renzi e sembrava che voi due allora... insomma, in pochi credevano che avreste potuto cambiare qualcosa e poi vediamo quello che è successo. Il futuro è già iniziato. Io credo che questo sia il grande tema e per questo penso che la presenza di Pippo Civati sia una presenza importante, che noi vi invidiamo. L'idea di Pippo è quella di fare alla fine un vocabolario con come racconta la fine che l'hai mai pensata. Ma noi vogliamo fare una cosa molto semplice, vogliamo solo di cose da fare. Ma la cosa che ci ha divisi di più, che lui stava con Marchionne senza se e senza ma. Allora, con Marchionne io arrivo a dire ci puoi stare, io non ci sto, ma ci puoi stare tu, se però ci metti tutti i se, i ma e l'informazione, e vuoi discuterlo con me, perché sennò ti fai un movimento da solo. Il consiglio ha funzionato, infatti quasi fa il premier, no, per dire, io quando do le indicazioni funzionano. Mi candido a fare segretario del PD, non capisco perché ci sia qualcuno che ancora dice che io non lo farò. Ma io sono molto lontano da quello che stanno dicendo i miei concorrenti. Noi dobbiamo cambiare la legge elettorale, poi dobbiamo tornare al voto con un governo finalmente politico, senza ricatti. Ci vuole la convinzione di un grande partito e anche l'orgoglio di chi non ha paura delle elezioni. Pensa che però oggi D'Alema ha detto che io sono un pericolo per il paese. Con la botta di D'Alema rischio di vincere davvero. Questa è la verità. Perché ha deciso di candidarsi alla segreteria? Ma guardi Fazio, io la voglio ringraziare perché la sua è la trasmissione per me preferita. Stiamo scherzando Fabio Fazio, però ci siamo rimasti male che non ci ha invitato. E io sono innamorato di Giulia, è imbarazzatissima ma la voglio baciare qui davanti a tutti. Mia moglie fa perché voti? Per Civati. Ma non vinci. Mi sono toccato le mani. Grazie a Pippo Civati. Io credo che non l'avremmo mai detto, caro Pippo, che solo in 3 anni la Leopolda sarebbe stata maggioranza nel PD. Sul doppio incarico, io ricordo che alla prima Leopolda, quando con Renzi si collaborava, lui era contrarissimo ai doppi incarichi. Io non riesco a fare il papà e il parlamentare insieme. Stanno facendo un governo con la destra, con i vostri voti, e vi hanno chiesto il permesso. Hanno detto andiamo a votare, vediamo se un'alleanza con Alfano, Casini, Galletti, Sacconi, Giovanardi. Guidi, la Guidi hanno scoperto che è di Forza Italia, se mi chiamavano glielo dicevo. Ogni volta che Renzi apre la bocca sulle riforme, muore un costituzionalista. Il mio sostegno non ce l'ha Renzi per fare questa operazione. Ciao Matteo, volevo dirti in 2 minuti che stai sbagliando. Dovrebbero sempre essere gli elettori a scegliere i politici e non viceversa. Ho deciso alla fine di un lungo travaglio di votare la fiducia. Loro tolgono la P, dice Nardella, tolgono la P e diventano democratici e lei può restare nel PD. No, io se loro tolgono la P la prendo io, a quel punto mi prendo il partito. È sempre innamorato di Giulia? Sì, non avevo visto quelle immagini. Non le aveva mai viste di lei che baciava. Sì, che sembra una cosa all'americana, compagna. Invece è venuta sembrava bene. Molto all'americana. No, ma era molto affettuosa, lei è stata bellissima. No, sa perché le chiedo se è ancora innamorata di Giulia? Perché volevo sapere se Giulia l'avrebbe data la fiducia a Renzi. Ah, Giulia, temo di no. Io ho una situazione familiare che è un disastro, perché mia madre non fa più la tessera del PD. Giulia è a sinistra, dice di Selle, non è tanto convinta neanche di Selle in questo periodo, quindi... Quindi, non lo dico scherzando, però... Sono più a sinistra di lei, quindi sua madre e sua moglie. Temo di sì. Mm. È possibile, io sono sempre nel PD, quindi sinistra... E loro cosa le chiedono di fare? Ma in realtà non ci stiamo interrogando tutti. Io vorrei significare e spiegare ai nostri telespettatori, ai concittadini, che in realtà c'è davvero un travaglio. Cioè, siamo anche sinceri, i politici non sono necessariamente tattici, non è che stiamo organizzando le trame... Se abbiamo delle amicizie negli altri gruppi... Possono avere dei dubbi. Possono quindi. Avere dei dubbi, possono interrogarsi sulla cosa migliore da fare, possono cercare di capire se una cosa che non ci piace può essere cambiata, orientata al meglio. Quindi lei in questo momento non esclude nulla, non esclude di farlo davvero un nuovo gruppo? No, io per ora lo escludo sinceramente perché ne abbiamo discusso con tante persone, davvero è stato un periodo complicato e anche appassionante, perché poi la politica è bella quando ci si divide, si discute...
In futuro non lo so, ma non lo sa nessuno, chi può saperlo? Io per esempio ho l'impressione che Renzi voglia andare a votare molto Renzi presto. Sa che la prima volta che venne qua nel 2008, quindi parecchi anni fa, ed era presidente della provincia di Firenze, sapeva già cosa voleva, cioè diventare presidente del Consiglio. Ecco, io tutte queste certezze un po' gliele invidio, lui è molto forte in questo, no, nel vedere... E in politica non serve essere così? Sì, però è un paese sofferente. Avete trovato un leader forte, perché le non lo appoggiate? Le dico una cosa, ma perché lo appoggeremo alle elezioni, gli leader si appoggiano nelle elezioni. Tony Blair mica ha fatto gli accordi con la Thatcher, però lei rivendica il suo travaglio, no, e però cerchiamo di capirci, perché sennò non, cioè io non ho, rispetto al sogno della Leopolda, del rinnovamento vero, di una partecipazione dei cittadini a un cambiamento straordinario, io sono ancora con Renzi e lui credo che sia con me. Il problema sono i modi e anche gli strumenti che usiamo, però, perché vede, io in questi giorni, quando si dice i modi non sono importanti, l'importante è il risultato, non è vero, perché questa vicenda di Letta non è stata bella, ma non solo dal punto di vista di Renzi. Pensi a tutti quelli, in quel dibattito alle primarie, io ero l'unico ad aver dato l'insufficienza a Enrico Letta e al suo governo, sono stato l'unico, gli altri due facevano, dicevano no, tifiamo Letta, no, è bravissimo, deve andare avanti fino al 2015. Una direzione del PD con un foglietto, una lettera di dimissioni tristissima, gli ha detto di andarsene via, che avevamo altro da fare. Dopodiché il cambiamento, uno dice adesso cambia tutta la maggioranza, cambiano i profili dei ministri, cambiano il programma di governo, invece non c'è stato nulla. E guardi che anche questa cosa, noi abbiamo passato un anno a dire che ci voleva un programma scritto, addirittura Renzi diceva foglio Excel, no? E invece il programma scritto non c'è, ci sono dei cenni sull'universo, vediamo un sui po' di quello che ha detto sulle Renzi in questi giorni, e poi con un suo altro commento, proprio l'ultima settimana. Ciao, buongiorno Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, come andiamo? Buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Io non ho l'età per sedere nel Senato della Repubblica. Non vorrei iniziare con una citazione colta e straordinaria della pur bravissima Gigliola Cinquetti, ma è così, non ho l'età. Com'è? Lago 5, alla grande, ciao, buongiorno. Si fatica a dare fiducia nel rapporto quotidiano con le persone, con i colleghi di lavoro. Le persone che stanno fuori da questa stanza sanno che chiedere la fiducia oggi è sempre più difficile. Non va di moda. Se in questi anni avessimo prestato ai mercati rionali lo stesso ascolto che abbiamo prestato ai mercati finanziari, ci saremmo accorti che la prima richiesta è la richiesta di semplicità. Lei si chiama Stefania ed è il ministro della scuola. Quando io entravo al bar, o in parrocchia, o al circolo, la maestra elementare era vista da tutti come il riferimento del paese. Che cosa state perdendo? Musica e fisica. Ti vedo triste per aver perso fisica. Dicevano che al Senato non vi divertivate, invece vi vedo sereni. Dico ai senatori del Movimento 5 Stelle che nelle quattro elezioni regionali che si sono svolte il Partito Democratico si è sempre presentato e ha sempre vinto. Non posso dire la stessa cosa per voi. Quando io ho perso contro Pierluigi Bersani non mi ha espulso, non mi ha cacciato dal Partito Democratico, e il fatto che oggi Pierluigi Bersani sia qui, avendo idee molto spesso diverse anche da quelle che io rappresento, è un segno di uno stile e di un rispetto non semplicemente personale, ma di un rispetto politico. Siamo il Partito Democratico, si chiama democrazia interna. Provatela anche voi, non fa male e consente di essere persone semplicemente migliori. Finisco con una frase di uno scrittore che io adoro, Chesterton. L'Italia non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ne ha in abbondanza. Finirà per la mancanza di meraviglia se voi, noi, saremo rassegnati. La
lei sa, a me mi ha meravigliato tantissimo, per esempio. A me mi ha meravigliato tantissimo che Renzi abbia fatto un governo così. Non so se è la meraviglia. Quella che voleva lui. Esatto. Lei sa cos'è la mozione Litfiba, vero? Sì, la mozione Litfiba. Sono in molti a sperare che lei e Matteo Renzi possiate tornare insieme come Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Ma hanno funzionato quando sono tornati insieme, non lo so. Credo di sì, estemporaneamente. Però vede, poi... in quegli spezzoni che sono in cui... No, ma tutte a parte. Renzi è abilissimo, però capisce che... Quali sono le cose che farà questo governo? Sulle quali Alfano non dirà che non va bene, sulle quali Formigoni, Giovanardi, Sacconi, i nostri diranno che... Non sono d'accordo. Quali sono? Qual Perché è quel foglio? Eravate così preciso? Insieme a fianco e oggi sembrate così lontani. Cosa vi ha separato? Arcore? Che cosa? Beh, sì, la visita ad Arcore è stato un bel episodio, secondo me, ma insomma adesso sembra di tornare veramente a... No, però ci sarà un motivo per cui eravate insieme alla Leopolda e chiedevate le stesse cose. Ma lui e ha oggi... scelto. Io ho scelto una strada diversa rispetto a quella di Renzi, io ho scelto una. Un percorso più partecipativo, meno leaderistico, forse ho anche caratteristiche diverse. Ma il PD non ha bisogno di un leader? Certo che ha bisogno di un leader, però c'è Lei anche un posizionamento. Lei non pensa che l'abbiamo trovato? Per certi versi sì, forse lo stiamo sprecando, sa, con questo governo qui. E quindi... Quindi quando... lei vorrebbe questo leader con... che fa altre cose? Ma scusi, però io vorrei... Questo leader che dice quello che ha sempre detto e non il contrario, perché la coerenza ci vuole, che ha vinto le primarie su un progetto che era... Lasciamo Letta, facciamo le cose giuste, lo sosteniamo, cambiamo il PD, cambiamo il partito e poi andiamo a votare. È chiaro che il leader l'avrebbe fatto Renzi, no? Io sono arrivato terzo, quindi avrei accettato, ma avrei promosso la sua candidatura. Così è tutto rovesciato. E questa è la mia preoccupazione più forte. Poi, quindi guardi, il voto il problema, anche... il fatto che questo non, e poi c'è governo anche non sia passato dal voto. Certo, questo è il primo problema. E poi c'è anche una questione di posizionamento. Io sono un uomo di sinistra. Ha visto l'imbarazzo con cui anche prima dicevano sono un po' di, ci vorrebbe un po' di... Lo chiedono tutti gentilmente, perché la sinistra è stata abolita per decreto. E francamente già Renzi insomma ha delle idee molto liberali, no? Non dico che... Quelle le ha sempre avute. Quelle però. Le ha sempre sì, però se poi si allea pure con quelli che di destra lo sono davvero, capisce che è un po' un problema. Si è un Senta, po' sbilanciato. Chiudo, devo terminare con una battuta che però non è una battuta. Berlusconi ha avuto parole di elogio anche per lei. Ha detto questo Civati è bravissimo, mi piace come parla, ha degli occhi bellissimi, funziona. Sì, io sto andando dallo psicanalista dopo questa... Grazie. Grazie.